Allora, Gabriele Paolini, il decontestualizzatore catodico davanti all'INPS, la sede storica di questo supermercato discount, uno con i prezzi più economici a Roma. Siamo in una zona... Oddio, che via è questa? Piazza? Signora, la bellissima signora mi dà informazione sulla piazza Baldini, ma è la via che mi interessava. Questa... Eh no, non c'è la via qua. Vabbè, comunque, piazza Baldini, nota, dietro alla Derfin, vicino a via Romagnoli, questa è la sede dell'INPS. C'è un'altra sede dell'INPS a San Basilio, ma io ero qui, cari amici, vicini e lontani, per ringraziare pubblicamente un ragazzo che qui lavora a questo discount, che si chiama Edoardo, che è stato di una gentilezza, di un'umanità. Io lo conosco tutti i ragazzi qui io vengo qui da 10 anni, oddio, 8 anni, sono molto bravi, ma quindi ringrazio tutta la ragazza, che mi dimentico il nome, ma ce n'è uno in particolare che si chiama Edoardo, che ha avuto anche un incidente qualche mese fa, è stato per 4-5 mesi in ospedale, insomma a casa, ha avuto un incidente automobilistico, non mi ricordo se automobilistico o con la moto, e 15 giorni fa, io sono venuto qui, ero disperato, ero incavolato, incazzato con la mia famiglia, ma soprattutto con due delle tre mie sorelle, Rossella, biologa, e Silvia, sociologa. Ero venuto qua e gli ho chiesto: Edoardo, dammi un consiglio. Io ho litigato con mie sorelle, le ho querelate per un fatto, adesso non ti spiego. Che devo fare? Lui mi ha preso in disparte, come io e te, e mi ha detto: tu non devi discutere con la famiglia, cioè devi cercare di fare pace con, in qualche maniera. E io gli ho detto: però non è una cosa facile, io ho litigato, ho appena litigato, una cosa fresca. Lui mi ha detto: cerca di staccare la tua vita pubblica da quella che è la famiglia. È chiaro il discorso? E mi ha dato questo consiglio. Dopo qualche giorno io ho pensato le sue parole, non è un parente, non è un fratello, è un amico, ma è una persona che stimo, perché quando io entravo qui, durante i miei mesi domiciliari, gli arresti domiciliari, io avevo il permesso col braccialetto, venivo qui a fare la spesa, lui non c'era perché stava male, a me mancava, io sentivo l'assenza di Edoardo, perché Edoardo è come se fosse, non so, ha una personalità talmente carismatica, talmente piena, talmente calda, è un uomo che potrei definire vulcanico, è un arcobaleno vivente, è colorato, è scherzoso, è ironico, è intelligente, è educato, gentile. È una persona, e oggi forse quello che manca proprio è, come dire, la comunicazione tra le persone. Quindi ringrazio pubblicamente l'INPS per la professionalità, per i prezzi, andiamo a rinquadrarlo ovviamente, ma soprattutto voglio ringraziare Edoardo, perché la sua voce, le sue parole mi hanno risolto un problema in famiglia. Chiudiamo qua.